Ciao a tutti e benvenuti nella seconda clip della produzione del nostro episodio 0 sulla live action di Goldbreak. Ora io, nell'arco di questi 4 minuti scarsi, vi porto alla visione della costruzione del personaggio, del character di Rubina, che è sia fondamentale per la serie classica, canonica, sia fondamentale per la nostra storia che abbiamo realizzato, o comunque sia che vorremmo realizzare come serie e soprattutto come film per l'episodio 0. Ora, io ho preso spunto da un'attrice che è Astrid Bergé-Frisp, un'attrice francese, mi scuso ovviamente per la pronuncia sicuramente sbagliata, e che ha lavorato anche per molte produzioni internazionali. L'ultima che sicuramente riconoscerete è Re Artù di Guy Ritchie, ma l'abbiamo vista anche nel film con Elio Germano, Alaska. Perché ho scelto lei come punto di riferimento? Perché effettivamente ha una fisionomia del viso molto intrigante, molto interessante. Lei, avendo queste caratteristiche del volto che potete vedere ora in questa immagine, che ha appunto dei zigomi molto pronunciati, una mascella molto acuta, molto forte, predominante, soprattutto collegata anche a quelle parti di fisionomia che la rendono molto dolce, sono le labbra carnose, gli occhi molto grandi e armoniosi nel suo insieme, la rende capace appunto di espressività che sono all'antitesi l'una dell'altra. Quindi lei può passare da uno stato aggressivo, quindi da un'emotività molto negativa, ad una molto dolce nell'arco di poco tempo. Ovviamente io ho scelto lei solo come punto di riferimento. Noi diciamo che questa illustrazione serve per capire quali potrebbero essere le scelte per l'attrice che andrà a interpretare Rubina. Quindi queste sono sicuramente delle caratteristiche fondamentali. Ora, Rubina, voi la conoscete tutti, è la figlia di Vega, che la potete vedere a destra, nel quadro a destra, e è importante sia per il cartone animato, perché alla fine svela ad Arcturus dov'è la base di Vega del lato nascosto della Luna, sia per la nostra storia, per varie tipologie in cui la scrittura appunto è strutturata, vari motivi. Lei ovviamente la conosciamo anche per i vari flashback che compaiono in un unico episodio. Effettivamente il personaggio nasce soltanto, nasce e muore in un unico episodio, però è chiaro l'importanza che ha avuto nella storia di Arcturus dai Sugarfleet. Ora, io qui la sto ovviamente dipingendo, pensando anche a come si possa aprire il casco, che sarà sicuramente un lavoro che verrà successivamente pubblicato. E ovviamente ho evitato di dare quel senso di pallore, del chiarore della pelle. Ma ho cercato di darglielo attraverso la visiera del suo casco, in modo tale che fosse una soluzione piuttosto credibile per la tipologia di colore di pelle che nel cartone animato si vedeva. Questa è l'immagine finale e spero vi piaccia, e per qualsiasi commento o altro domanda, noi siamo qui.